Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Verant, come cazzo si chiama. Andiamo pure avanti e vediamo dove andare. Dunque, ci ho pensato, adesso vediamo prima di andare qua e poi vediamo cosa fare. Tanto qui, ecco, un altro punto save. A che serve avere due punti save? Ah, perché dopo qui c'è il cambio di zona, ok. Oh cazzo, questi già cosa facevano? Ah, i piatti, ma me li dai sempre gli stessi. Qui c'è quello che mi interessava, lui. Compra. L'ossidiana non l'ho trovata. 120. Sembra quella che ho già. Che ho già, Cavaliere Errante, infatti si chiama uguale. Niente, dai, non mi è molto utile per il momento lui. Lui mi dà qualcosa di diverso? Ossidiana magari no, ma proprio il cazzo. Allora, minerale di ferro mi può anche interessare. Io adesso uno lo compro, questo lo compro, però ho visto che comunque non è che mi diano tanta possibilità di creare qualcosa di veramente utile, perché bene o male le abbiamo tutte trovate quelle che può creare, quindi a che scopo? Vabbè, intanto che ci capiremo di più, andiamo avanti. Devo andare di qua. Ok. Adesso in questa zona dovrei essere più forte. Infatti, guardate, gli sdreniamo. Ok. Oh, va. E vai. Che bello quando... Oh, benissimo. Ah, questo è il simpaticissimo... Vedete che adesso... In una botta sola li facciamo. Perfetto. E continuano a darci. Oh cazzo, mi ero scordato di colvacci. Dai, dai. Ok. Perfetto. Oh. Corvo, ero tu per marroni, lo sai? A proposito, ecco, questo volevo dire. Adesso possiamo arrivare in zone che prima non potevamo. Mi chiedo se mi sono lasciato scappare qualcosa. È possibile, ragazzi, è possibile tutto. È così denso di zone. Oh, è arrivato anche il nostro apprendista. Uomo rude, non chiedermi mai più di fare una cosa per te. Ora prenditi, prendili e fai il tuo lavoro. O giuro che ti ammazzo. Ti prego, amore mio, calmati. Oh. Piano, ragazzo, da qua, sì. Bene, bene. Questo va qui. Quell'altro qua. Oh, quasi dimenticavo e... abbiamo finito. Ecco, due pozioni. Dalle a me. Dallo a me. Baci piano, ragazzo. Uno dovrebbe rispettare gli anziani. Ma questa ride sempre. Come si usa? Questa pozione è per te. Una volta ingerita, il demone si impossesserà completamente del tuo corpo, tramutandoti in una feroce bestia. Che vuoi? La maledizione non farà del male al tuo bel fidanzatino. Ti prego, non dirlo nemmeno, la mia vita è niente senza di te. Anna Maria, e cosa mi dici dell'altra pozione, strega? Se la prima pozione non è il vostro gradimento, allora potete scegliere la seconda piccina, piccioncini. E cosa succederà poi? La forza vitale della tua compagna rallenterà la maledizione. Non avrà vita lunga, ma aiuterà con la tua... Ma aiuterà con la tua condanna. Non ho capito un cazzo. Lurida megera, ci hai ingannati. Ci hai condannati, ti farò pezzi. Ti prego, amore mio, non... Devo fare qualcosa prima che uccida la strega di Taltri. Oh, sono loro. Mamma mia, che polmoni che ha quella ragazza. Sfiora la strega. La strega A non ne uscirai vivo. Ah, non è. Vabbè, da qui. Custode delle rune, vuoi forse minacciarmi? Mark, è inutile rimanere qui. Passiamo quel poco tempo che ci rimane insieme. Anche un solo giorno non importa. Sarà il più felice della mia vita. Ma la megera, c'è imbrogliati. Devo porre fine alle sue bugie. Che spreco dare la colpa agli altri per i propri problemi. Ascoltami, questo è il nostro destino. Hai avuto ciò che volevi, ora vattene.
Non è finita la megera e tu, custode delle rune, non mi dimenticherò di te. Ci aveva fatto un altro amico, insomma. Pare che tu abbia salvato la vita, custode delle rune. E a quanto rude. Verrai punito per le tue azioni qui e ora. Non temiamo i tuoi miseri poteri e restituiremo l'anello. Non ti salverà. E restituire l'anello non ti salverà. Ora muori. Ma come ora muori? Un'altra splendida giornata, vero? Rumori di battaglia all'esterno. Oh, bella questa inquadratura. Dannazione. Cazzo. Moriremo insieme. Cosa chiedere di più? Non sei esente dai peccati. Markham verrà giustiziato qui, ma tu verrai portata all'Accademia e processata insieme a quel traditore di tuo padre. Se Marca non riuscisse a sconfiggere quei cani dell'Accademia, cercherò di evitarli. Ma aiutarli no, eh? Chi sono? Segugi dell'Accademia. Volevo conservare il meglio per dopo, ma voi cani dell'Accademia avete tirato troppo la corda. Ho ucciso il Kumashitz. Mi redimerò con il mio stesso sangue. Vivi per me. No, Mark, no! Ma che... Ah! Virile! Voce virile! Org! Voce virile! Ruggito del... Ah, ha preso la pozione! Che diavolo è quello? Pare che abbia scelto la prima pozione. Non sembra neanche umano. E non se lo merita. Quel ladruncolo ha rubato ad un dio. Accidenti! Vivi per me, Anna Marie! Amore mio, dove stai andando? Ti prego, non lasciarmi. Ruggito. Il ruggito si smorzò con i pesanti passi. Sei ferita? La prego, la scongiuro. Lei è la mia unica speranza. Trovi il mio marito, trovi il mio Markman. Markham. Io. Ecco, prendi questo. È l'anello a me più caro. Si dice possa esiliare il male e tutto ciò che ho. Cazzo, interessante. Prego, aiutami. Non finisco una missione che subito ne sputo un'altra. Strega, io devo aiutarla, per cortesia. Mi aspetti? Ma che brava questa, custode delle rune. Fallo. Ma attenzione al ragazzo, il suo odio e la sua rabbia sono nutrimento per la grande madre orsa. Naturalmente, dato che quelli non sono dei comuni maghi da battaglia. Sento come se conoscessi questa custode delle rune da anni. Non. No, sono tutti uguali. Santiago e Vivian. No, posso vederlo nei suoi occhi. Mi dicono tutto. C'è un bel alone di mistero che avvolge un po' tutti quanti qua. Ok, vediamo cosa si dice. L'anello è tutto ciò che ho che mi rimane. Va bene, vediamo un po' questo anello. Equipaggiamento. Accessori. E dov'è? Armatura. Arma. Qualcosa che mi sfugge? Materiale petrolio, oggetti chiave. E non è neanche gli oggetti chiave. Sommabile di dubito. Oh, cavoli. Appunti? Diario. Sono convinto che ci sarà, ma questo anello non è equipaggiabile, a quanto sembra. Scoprirò poi cosa serve. Questo qui, il cibo raccolto, cura 10% di più. Beh, raccolto. 300 di mana, li possiamo anche usare. Recupera 20 di furia quando si raccoglie del cibo. Interessante. Questo, 2004, non li abbiamo. 30 di HP, non mi, è molto interessante. 4 secondi in meno. Questo anche questo è interessante. Mamma mia, comincia a costare parecchio la roba, però è anche molto interessante. 5.000. Oro raccolto 500 in più. Compro oggetti scontati del 5%. Non è che è tanto, per carità. Vabbè, questi li possiamo anche prendere. Questo, furia più 20. Posso anche prenderlo, questo. Vabbè, prendiamo furia più 20, dai, che non si sa mai. Qui è già qualcosa, e non è malo. Va bene.
Scusate, ho perso un po' di tempo, ma dovevo farlo. Allora, dove devo andare esattamente? Nella zona in cui non sono andato. Però la zona di sotto ancora non sono andato. Sto pensando che è un bel casino arrivarci. Due zone in cui non sono andato. Purtroppo, ma vaffanculo sto cazzo di B, devo toglierlo assolutamente. Le abilità del cazzo, rimuovibilità. Ok, rimuovibilità. Ok. Oh. Cazzo, se no. Tanto non le uso, dai. Va bene, vado là, lo so, ci metterò tanto, ma è questione di principio, devo sapere cosa c'è. Quindi ci vediamo fra poco. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo cosa c'è. Oh, ho trovato una chiave arrugginita. Cavoli. Chissà cosa apre questa porta. Chissà questa chiave che porta apre. Volevo dire, ma in italiano si è fatto benedire. Allora, siamo di qua, andiamo a vedere di là. Una chiave arrugginita, interessante. Così vediamo. Oh, salve. Che apre questa porta? Questa è da dove sono venuto. Ok, andiamo di qua. Dai. Oh, dai, sto prendendo un po' più la mano, meno male. È una natura, è interessante. Allora, capiamo. C'è qualche porta che devo aprire che non ho aperto? Sembrerebbe di no. Oh, non la vedo proprio, ragazzi. Sarò cieco io. Però non la vedo proprio. Che sia quella lassù dove devo andare, tutto è possibile, eh? Va bene, adesso abbiamo fatto quello che dovevo. Oh. E adesso ritorno verso casa. Quindi su, in alto, un po' tutto a sinistra. Vabbè, ci vediamo fra poco. Beh, sembra che la devo usare qui la chiave. Adesso abbiamo scoperto l'arcano. Ma porca miseria. Ah, si vede che è proprio una scorciatoia. Infatti si vede che non sono venuto. Porca miseria. Mi stanno facendo il culo. I fuochi del cazzo. E infatti c'è qualcosa di interessantissimo. Ok. Oh cavolo. Ossidiana, avete visto? Fantastico. Ah, era proprio una... Ah, non c'era come una stanza segreta perché non la indicava prima. E adesso sono contento. Vabbè, ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Ok, l'unica cosa che mi viene in mente o è andare qua o andare sotto. Proviamo ad andare sotto, dai, facciamo così. So che sono una palla, abbiate pazienza, ma da di qua adesso non mi sembra il caso. Andiamo di là, tanto siamo arrivati, dopo due secondi. E ci ho ripensato dopo, ho attaccato la registrazione. Tanto siamo a due passi, non c'è problema. Tanto qui non c'è niente. L'ho avvertato. E facciamo anche presto arrivare. Questi li possiamo lasciare, dato insomma. Non è un problema, per una volta non succede niente. Non abbiamo ammazzato un sacco di volte. Ecco qua, siamo arrivati, non è che ho fatto tanto, eh. Devo andare solo su. Qui. E adesso qua. Ok, siamo arrivati. Wow. Tanta roba mi ha dato. Ecco, adesso questi qui li possiamo ammazzare tranquillamente. Perfetto. Grande così. Oh, beh, tutto facile. Ah, beh, ce ne sono degli altri, quindi sì. Aia. Fate male. Fate male. Guarda che adesso. Se ti alzi, ti finisco di ammazzare. Grazie, molto gentile. Aspetta che c'è un'altra roba. A posto. 2500 mana. 2600 mana. Cominciamo ad esserci. Ok, siamo arrivati. Vediamo che succede. Topi. Sembrano anche abbastanza fattibili. 2600, quasi 2800. Bene, dai. Quando arrivo a 3000 e cominciamo a guardare. Oh, salve. Questa non me l'aspettavo. È stato bravo, eh. Aia. Ok, data 2009. Grande così. E qui c'è un falò. Quindi era qua. Perché lì effettivamente ci ho pensato. Ho detto, ma lì vado in un altro regno. Siamo sicuri che debba andare lì? Infatti probabilmente no. Ok, andiamo di qua. Bello. Solo robe, vabbè, marginali, però comunque sempre utili. Perfetto. È sempre più buio qua.
siamo arrivati a un punto save, è possibile? Oh, salve, il tipo, mamma mia, sei diventato grosso. Oh, cioè, adesso è grosso. Per gli dèi, guarda quella cosa. Mamma mia, no, basta trasformazioni, eh. Cazzo, come cavolo lo uccido sto coso? Oh, l'ho preso per il tempo, cioè, detta così, è proprio brutta. Ok. Ok. No. Ok. Ok, vai. Vai, vai, vai. Dai, questo è una situazione abbastanza agile. Sì, mi si è seduto sopra. Cavolo. Maledizione. Mamma mia, sei forte. E devo capire un po' il suo moveset, se no... un pattern d'attacco, un po' tutte ste cose. Bisogna che le impari. Ok, data. Ok. Mamma mia, il braccio. Ogni volta che devo affrontare questi boss, mi spacco sempre in due il braccio. Ok. Vai. Vai, 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 vai. Cazzo, mancava un pelo. Ok, siamo all'ultima, penultima fase. Ok, devo riposarmi un secondo. Ah, ho male dappertutto. Ok, aspettiamo, tanto posso farci poco. Ah, rimane così per un po'. Vai, ah, mamma mia, non ci abituerò mai. Se riusciamo a togliergli metà energia solo così, io vado bene, eh. Cazzo, mentre facevo la combo mi hai atterrato. Data. Oh, wow. Cavoli. Kumazith Achievement. Ah. Oh, poverino, quanto mi dispiace. Costa delle rune. Grazie per la sua umile pietà. Non sentite in colpa per noi, ce lo meritiamo. Ma adesso posso morire con Mark Ham. Non potevo sperare di meglio. Cosa hai detto? No, che hai detto? Mark Ham uccide un dio per potere. Ed io ho tradito la mia famiglia per lui. Ho rubato l'anello dispersore dall'accademia perché un mago disse che era maledetto, ma pare che la maledizione fosse di natura divina, quindi non c'è da stupirsi che non abbia fatto effetto su di me. Non abbiamo bisogno, non ne abbiamo bisogno, è un sigillo, è un gingillo nelle mani di qualche maledetto dagli dèi. Prendilo pure. Non ne abbiamo bisogno, è solo un gingillo. Addio e grazie custode delle rune. Ann, mia Anna Maria, sei tu? Sono qui, amore mio, e io sarò sempre. E lo sarò sempre. Ti amo. Che dolci. Addio. Lei è molto fredda. Con quei pochi vestiti che ha, è logico che è fredda. Battutaccia. Ann, amore mio, dove sei? Sono qui, amore mio. Possiamo lasciare questo posto. Devo assicurarmi che tu sia... Sì, amore mio. Partiamo, andiamocene in un luogo dove nessuno potrà trovarci. Ann, mia cara Ann, possa tu trovare conforto nel tuo ultimo viaggio? È triste, però ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo se mi lasci qualcosa di buono. Niente. Non credo ci sia qualcosa qui. No, non c'è niente. Io guardo sempre, perché non si sa mai. No, non c'è niente. Nulla, ragazzi, nulla di nulla. Vabbè, pazienza, andiamo. E quindi era questa la strada giusta. Adesso dove vuoi che vada? Non si sa. Ah sì, invece sì, non lo vedevo, scusate, ma è un cazzo di casino queste mappe. Ma prima, abilità. Il mostro non ci ha dato niente, non mi sono mica accorto. Allora, 1200. Ce l'abbiamo. Perfetto. Cibo raccolto guarisce il 20% in più un cibo, prima che ci arriviamo. Ma questo che ramo accidenti è?
Non posso farlo. Il Godo di Furia quando raccoglie i cristalli di mana. Questo è interessante, ma non ha allegato niente. Strano. Perfetto, abbiamo più difese adesso. La cosa non mi dispiace. Va bene, andiamo pure. Oh, una cutscene. C'è una cazzo in un evento. Avete qualcuno. Avere qualcuno del genere vicino che farebbe di tutto per te? Io ne sono invidiosa. È solo a cosa sto pensando? Che non ho tempo per tali sciocchezze. Ho una maledizione da spezzare. Mi chiedo se quest'anello funzioni davvero. Wow! Ha funzionato? Non ci credo! Funziona! Devo nasconderlo a Candman e quella strega, Holborn. Oppure potrei fuggire da tutto questo. Ricordo di aver letto del bracciale di Zoe in un libro di mio padre. Vale la pena controllare. Avrò la mia vendetta, Holborn, e ti guarderò mentre esali l'ultimo respiro. Wow, finalmente siamo liberati da questa maledizione assurda. Perfetto, ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e appunto scrivete nei commenti cosa ne pensate. E poi adesso vi saluto da Shiva. E ciao!